cuore rossonero che vince, soffre, ribalta una situazione difficile, mette in disparte le voci di cambio societario. Insomma, il 2-1 contro il Modena ha effetti benefici anche e soprattutto perché il Lanciano si svincola dalle sabbie mobili degli ultimi tre posti e si posiziona in zona play-out. C'è Salviato dall'inizio come esterno basso a sinistra a sostituire lo squalificato di Matteo, Vitale e Rocca davanti alla difesa con il trittico di Francesco, Marilungo e Vitale a supportare Ferrari, unico punto di riferimento offensivo stabile. Il Modena di Crespo gioca con un 4-3-3 che soprattutto nel primo tempo, senza inventarsi nulla di trascendentale, metterà in seria difficoltà il Lanciano. Fischia, Chiffi di Padova, la sfida del Guido Biondi. Settimo, Cragno è decisivo. Aldrovandi calibra un cross per la testa di Granoce. L'estremo difensore in due tempi neutralizza un gol quasi fatto. Il gol però da quasi fatto diventa concretezza qualche secondo dopo dagli sviluppi del corner di Belingheri. Nel tentativo di allontanare, Gaetano Vastola indirizza la sfera di testa nella sua porta. 1-0 dunque per gli ospiti. 29esimo, conclusione di Marilungo dal limite e palla smorzata in corner dal Modena. 35esimo, Marilungo per Ferrari che entra in area di rigore da posizione defilata, prova a battere Manfredini che si rifugia in corner. 43esimo, Camara mette al centro dell'area un cross a mezza altezza che per un soffio non viene intercettato da un Granoce in leggerissimo ritardo. Primo tempo dunque con un Lanciano assente ingiustificato. La ripresa, il prologo dei secondi 45 minuti è interessante per i frentani. Quarto minuto, Marilungo subito percussione in area di rigore, palla che arriva a Di Francesco il quale elude ogni intervento del Modena e batte Manfredini. 1-1 dunque e ancora Di Francesco a segno. Quinto minuto, episodio dubbio con un contatto Belingheri. Ferrari ha battuto in area di rigore per Chiffi, si può proseguire. Settimo minuto, prodigioso Cragno, Luppi si invola sul fondo, mette al centro dell'area una palla con la prima conclusione a botta sicura dell'ex Crecco sul quale si immola Amenta, palla che però rimane in area di rigore e di prima intenzione Camara calcia in rete ma Cragno è superlativo. Nono minuto, cross per la testa di Granoce che schiaccia troppo e la palla si spegne sopra la trasversale. 36esimo, Vitale lancia Bonazzoli che controlla la palla e disegna un assist al bacio per Di Francesco che però sbaglia clamorosamente il tap-in da ottima posizione. 42esimo, il ribaltamento di fronte con Marilungo che disegna una traiettoria interessante per Bonazzoli che non si fa pregare e inventa un gol bellissimo sotto il 7. Operazione ribaltamento dunque conclusa ed esultanza di tutta la Virtus sotto la curva sud. Ma guai a stare tranquilli perché i 4 minuti di recupero riservano colpi di scena. Il più clamoroso, quello per il Modena. Osugi, appena entrato in campo, impatta la traversa. Al 47esimo Cragno in qualche modo si salva, ma con l'estremo difensore si salva il Lanciano e fa festa tutta Lanciano. Devo dire che comunque oggi la squadra era abbastanza quadrata. Ha provato a giocare contro un avversario insomma, di tutto livello, rischiando poco. Questo è un segnale secondo me confortante, che comunque la squadra con i nuovi innesti comincia anche a trovare una quadratura. Adesso dobbiamo cominciare a fare punti importanti anche su campi difficili. La squadra poi ha provato a giocare, magari avremmo potuto sfruttare un pochino meglio quello che siamo riusciti a creare, però è anche difficile perché comunque la Spalla è una squadra che ha la miglior difesa, che lascia pochi spazi e nonostante tutto insomma, noi siamo stati pericolosi in più di una circostanza, quindi vuol dire che la partita l'abbiamo fatta bene. Ma noi non è che pensavamo di pareggiarla, noi abbiamo giocato, anche insomma avete visto che l'atteggiamento della squadra è stato sempre per cercare di vincere, ma anche se loro fossero rimasti in 11 l'atteggiamento non sarebbe cambiato. È stata una partita difficilissima in 10 per quasi tutta la partita e siamo riusciti ad affrontare un avversario molto valido che poi essendo rimasti in inferiorità ci ha messo ancora più in difficoltà di quanto pensavamo. Devo dire che non avevamo mai provato questa difesa a 4 e sono stati molto bravi i ragazzi a interpretarla nella maniera giusta.